cancellata di tutti gli ultimi accessori che sto usando negli ultimi video. Dato che spesso mi viene chiesto dove ho preso quel determinato paio di orecchini, o una determinata collana, avete visto che ultimamente vi faccio comunque un video specifico. Dato che ho la scatola, che in questo caso è la scatola dell'Ordine di Nabla, piena degli ultimi accessori del periodo, degli ultimi 2 mesi, ve li faccio vedere tutti indossati. Appartengono praticamente tutti al sito Rose Wholesale. Fanno parte di due ordini, uno fatto in collaborazione con il sito e un altro fatto da me per testare. Sapete che io di tanto in tanto faccio degli ordini distaccandomi dalla collaborazione con un determinato sito per testare appunto la qualità e l'efficienza del sito a prescindere dalla collaborazione, perché magari si può pensare che collaborando magari io con il sito, in questo caso Rose Wholesale, possano magari fare un favore a me e fare un tipo di spedizione diversa da quella che invece magari farebbero a voi. Vi dico con tutta tranquillità che io mi sono trovata benissimo con l'ordine che ho fatto, ma in precedenti ordini, però fatti in collaborazione con il sito, ho comunque riscontrato qualche anomalia del tipo un determinato oggetto, magari io l'avevo scelto in un determinato colore e poi mi è arrivato in un altro. Oppure questo bracciale magari può essermi arrivato, infatti mi è arrivata una collana una volta con una pietruzza staccata che fortunatamente era nella bustina perché magari durante il lungo viaggio è stato sballottato il pacco e quindi si è staccato magari qualche brillantino o qualche pietruzza. Oppure mi è capitato un'altra volta che in una collana un paio di brillantini fossero proprio staccati ma contenuti nella bustina e invece un'altra pietruzza era proprio assente. Oppure può capitare che gli anelli, vediamo se riesco a farvi capire, gli anelli di una determinata collana, quindi gli anelli di congiunzione che uniscono una collana, fossero staccati, cosa molto facile da sistemare perché basta prendere una pinza e restringerli, però comunque vi voglio dire che può capitare ogni tanto di trovare un determinato accessorio, dato che io su questo sito prendo solo accessori, può capitare che ci sia qualche piccola anomalia. Ovviamente voi segnalatela al sito, loro saranno comunque pronti a rimborsarvi e fatemi sapere il vostro feedback, quindi scrivetelo nei commenti in modo che anche le altre ragazze possano leggerli e farsi comunque un'idea. Se prendete essenzialmente accessori, come faccio sempre io, le spese di spedizione non ci saranno perché il pacco, essendo molto piccolo e molto leggero, non peserà praticamente nulla e quindi le spese di spedizioni corrisponderanno per l'Italia a 0 euro. Ma io ho controllato sul sito e nell'ultimo ordine l'ho appunto verificato che c'è un costo di 2 dollari per aggiungere al pacco il numero tracking, in modo che voi potete controllare nell'arco del mese, perché Rose Wholesale ci mette un mese esatto a farvi arrivare il pacco, potete appunto controllare con il codice tracking la posizione del pacco. Loro tra l'altro dichiarano un valore inferiore rispetto al valore reale del pacco, quindi siamo certi di non avere problemi di dogana. E inoltre c'è anche un'aggiunta, qualora vogliate, di 1,30 dollari circa di assicurazione sul pacco, in modo che se viene perso, voi avendo pagato questo dollaro e qualcosa, avete la possibilità di essere rimborsati.
Per il resto, ripeto, io quando faccio gli ordini di accessori non pago mai nulla di spese di spedizione perché il pacco è sempre molto leggero. Se invece, per esempio, andate a prendere una borsa, lì le spese di spedizione aumentano perché le spese di spedizione vengono calcolate in base alla pesantezza del pacco. Generalmente per una borsa arriviamo a circa 10 dollari, dollaro più, dollaro meno, considerando poi che c'è il cambio dollaro-euro, noi sicuramente ci andiamo a guadagnare e quindi spendiamo qualcosina in meno. Io, ripeto, mi trovo molto bene con questo sito, capita però che ci possono essere questi piccoli disguidi, voi segnalateli. Ultima postilla, vi volevo segnalare un giveaway che è in atto su Facebook, sulla pagina di una mia carissima amica, Francesca, che saluto. E Francesca ha una pagina, Red Lips. Tanti mesi fa vi avevo fatto vedere i suoi braccialetti in argento con tutti i charms. Ve li ha fatti vedere anche Alessia, 1087. E quindi vi segnalo appunto il Facebook che ha creato Francesca per ringraziarvi e quindi vi lascio nell'info box anche la sua pagina Facebook in modo che potete darci un'occhiata ed eventualmente partecipare al giveaway. Io vi lascio la carrellata molto veloce di tutti gli accessori degli ultimi 2 mesi. Noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio grosso, ciao!